off screen, è perché in realtà mi dice Breaker che riesce a giocare in amichevole con Albefreak, ma fuori dalla lobby, quindi dobbiamo capire se riescono a giocare da soli. Facciamo svolgere quel set speriamo di non doverlo fare. Ok, sembra che ci siamo. Vediamo se parte il match senza problemi. Sembra che ci siamo, ragazzi. Sembra che ci siamo. E il match sta per iniziare. Poi ringrazio tutti i ragazzi in chat. Oggi abbiamo un nuovo record, 28 visualizzazioni. Grazie a tutti i guerrieri dello stream che ci stanno guardando. Un saluto e un ringraziamento a tutti per la partecipazione. Approfitto dell'istante per fare una comunicazione. Potete vedere nello stream, nella pagina dello stream in basso c'è un link per le donazioni. E non è una donazione per lo stream, bensì per il premio per il vincitore. Quindi se qualcuno di voi vuole, come dire, supportare il torneo in qualche modo, sappiate che qualsiasi donazione verrà fatta con quel link, verrà donata al vincitore del torneo. Quindi sapete che c'è l'opportunità di farlo, non è nessuno obbligato, siete tutti benvenuti a prescindere. Infatti si chiama donazione, niente di obbligatorio. Ok, riprendiamo al commento del match. Del match, scusate. Albefreak subisce la prima barra di vita. Breaker in vantaggio del 140%. Doppio teleport, un bel mix up per la presa. Riesce a parare il teschio ma non lo skeleport. Ghostly Manual chiude subito la barra ed è un bel pari. Ottimo, ecco il Devour che assorbe l'intera Shadow Move di Jago. Ragazzi, questa è una mossa veramente utile per Spinal, perché non solo evita di essere colpito dalla Shadow Move, ma guadagna anche un teschio per ogni hit che riesce ad assorbire. Scusate questo bel italiano interessante. E per ogni hit quindi assorbe un teschio. Può assorbire solo special e Shadow Moves. Colpisce, mixa sullo scherzo. Chiude subito la combo, è in vantaggio. Ma recupera subito con la presa. È il Mithy. Medium Manual. Non ci casca sull'overhead. Vediamo cosa farà. Mixa sullo scareport. Lo colpisce, è in danger. Non approfitta, non va subito in ultra. Vediamo se col Juggle riuscirà a concludere. E vince di Juggle. Breaker. Un'occasione sprecata per Albefreak, che è andato sulla heavy double invece di chiudere direttamente in ultra. E quindi il nostro Breaker si aggiudica il primo incontro di questo set. 1-0. Si riparte, Albefreak rimane col suo Spinal. Un saluto anche ai ragazzi che non sono potuti venire e partecipare al torneo, che sono stati i partecipanti della prima edizione, ricordiamo, quindi Rael, Combo Sapiens, il nostro TJ ufficiale del Chios. Un saluto a loro, peccato purtroppo non potevano farcela. Shadow End per il 37% in una combo rapidissima. Il fa la presa, sarà stato un mix up. Lo skeleport non colpisce, però la combo breaker è immediata. Ottimo con il dive kick.
ma viene interrotto immediatamente. Il Mighty Medium Kick colpisce ancora per Breaker, un'arma che sta utilizzando più e più volte sul wake up di Spinal e pare funzionare. E qui una combo Street Fighteriana interrompe l'uppercut con l'istinto per poi fare un bel juggle, quasi come un FDC. Recupera vita subito, doppio fireball, shadow fireball, però viene colpito dallo shadow skeleport. È interrotto subito, combo breaker, vediamo ancora il mix up dello skeleport, lo slide, fa il cross under, wall splat, cosa farà? Overhead in salto, attacco con il dive kick per fare pressione, non riesce, shadow counter impeccabile, manual è in danger ma non conclude con la ultra. Ecco il Magic Pixel, Albefrick sul Magic Pixel, vediamo se riesce a tentare un recupero. Riesce a chiudere almeno il primo round. E la taunt, e la taunt. La tritata di Spinal per il nostro, questa è dedicata al nostro Logical Chills in chat che adora la risata. Purtroppo però Spinal ci deve salutare con Breaker che passa il suo primo turno 2-0. Quindi passiamo, vediamo che match siamo, ragazzi. Abbiamo Breaker che passa avanti 2-0. Adesso vediamo se l'uso del Breaker possiamo fare qualcosa, se abbiamo dei match pronti. Ok, passiamo quindi all'uso del bracket, ragazzi. Ufle contro Dodoedo. Del bracket. Nel frattempo do la vittoria a tavolino ad Albefrick contro Rael perché purtroppo è assente, quindi Albefrick passa il primo turno dell'user bracket a tavolino, così come farà il vincitore di questo match contro Snakuzu nel secondo round dell'user bracket. Vedo che tutti in chat adorano la taunt di Spinal. Come si fa a non adorare la taunt di Spinal? Il simbolo della cattiveria di Killer Instinct. Anche questo è un match molto, molto frequente nella season 1 del gioco. Sadira contro Shadow Jago. Subito Sadira in volo, air to air. Il mix up. Ottimo cross up, ma viene interrotto immediatamente. Questa è una battaglia di pazienza. We fall throw. Colpito poi cross up, sbaglia la counter breaker. Heavy manual, lockout. Ancora, heavy double in damage ender per Shadow Jago. Guido sbite, lo colpisce, cross up, subito il lockout. Abbiamo la Shadow, vediamo se chiude subito. Chiude subito, è il primo round. Dodoedo. Ragazzi, vogliamo le taunt, su, forza, tauntatevi tra un round dell'altro. Porca miseria, un po' di cattiveria qui. Disrespect. C'è la pressione, il wind kick. Ancora il cross up. Lockout, gli sbaglia la manual. Sbaglia anche la shadow counter e subisce una presa. Vediamo. Ancora il Widow's Bite medio che fa il cross up subito dopo, ma nessun risultato. Un po' di zoning da parte di Jago. Ancora Widow's Bite. Niente cross up però. Resta davanti. Frame trap. Ed ecco qua l'FDC alla Ryu. In combo di fireball per recuperare vita. Chiude così il primo round e si è in pareggio totale. Juggle giusto per divertimento.
Ufle quindi recupera anche un po' di momento. Ed ecco qui un bellissimo anti-air sul Kling, ma una shadow counter inaspettata da parte di Sadira. Il lockout chiude in una bella combo da 44%. Shadow uppercut subito sull'attivazione dell'istinto. Vediamo se... niente. Purtroppo l'uppercut di Jago passa attraverso le ragnatele dell'istinto di Sadira, quindi no problemi. Whiff, cross up, manual, bel lockout, bella combo, 32%, ancora una volta uppercut in volo. Tutto dipende da questo, ma Breaker arriva subito. Nessuna shadow counter perché non c'è shadow meter. Il punish, no, cerca di fare il counter Breaker con Ufle in pericolo e non approfitta. Butta così la vittoria e Ufle riesce a chiudere il primo match di questo round. Spiego a chi non è familiare con il gioco cosa è successo. Praticamente una volta che si è entrati nel 15% della vita dell'avversario e appare quella scrittina lì in alto, pericolo sulla vita, basta fare una opener e una ultra per chiudere il match istantaneamente. E mi sa che è arrivato Rael, ragazzi. Rael è online. Vediamo se riusciamo a fargli recuperare un match, ma mi sa che Rael è bello che è andato. No, invece no, ce l'abbiamo Rael. E invece no, ce l'abbiamo. Quello che adesso gli ho detto. Albe Freak deve sfidare Rael. Vediamo un po'. Scusate un attimo, non commento per un secondo che devo rispondere a Rael che è appena arrivato. Shadow Ender. E chiude la prima barra di vita. Con un 70-80%. No, con un 70%. Sì, un 70% di vantaggio. Il Kling. Widow's Bite a vuoto. Si studiano. Oh, Shadow Linker. Subito ancora una Laser Sword. Light Manual. Ma lo manda in lockout. E blocca il Juggle. Classico Juggle. L'Overhead distrugge il tentativo di Shadow Counter di Sadira. Attiva l'istinto. Le ragnatele non colpiscono. Ancora un Overhead. Light Manual dopo un Heavy Linker in Uppercut per chiudere il prima barra di vita. Siamo quasi pari. Abbiamo un 10% di deficit per Ufle. Vediamo se Dodo Edo riesce a riconquistare il suo vantaggio di prima. Ci sarà la Shadow? Eccola qua, Shadow Counter. Lockout. Baglia la mano. Ancora un uppercut. Instant Cancel. Frame Trap. Ancora un uppercut sul Shadow Fireball. Cancel. Interrompe le Shadow Fireball ancora per recuperare vita. Finché il bar dell'istinto di Shadow Jago rimarrà intatta, le Fireball gli permetteranno di recuperare un po' di vita ogni volta che colpiranno. Una combo breaker. Dodo Edo recupera. Salta sulla Fireball. Widow's Bite distrugge la Fireball. Un pochino di Juggle. Ancora il Cancel. Ed ecco un Punish. Lo startup di quella mossa di Sadira è rapidissimo. Ancora 1-2-3 per la combo breaker. Il Juggle. Vediamo cosa fa. Tenta la Frame Trap. Eccola qui. Lo vorrà chippare? Vediamo se c'è il Punish. Non c'è il Punish. Molto rischioso punire la Laser Sword perché si rischia di essere colpiti se si tenta il Punish un po' in anticipo. Ragazzi, questo finale a cardiopalma. Tutti e due in danger. E approfitta. C'è la ultra. E Dodo Edo si riscatta. Uno pari. Si va così al terzo e ultimo match di questo round. Vediamo se Ufle rimane fedele al suo Shadow Jago oppure tenterà un cambio.